Si vous me dites quelle est votre prochaine émission, je vous le dis, parce que je sais la faire. Si vous me dites dans quel projet d'émission j'ai, parce que j'en ai, je sais qu'elles auront lieu, même si j'ai un peu le trac à chaque émission, je me dis ça, je sais le faire, et j'y arrive. Je sais enseigner. Les livres sont pour moi, chaque fois, un défi et une surprise. Chaque livre que j'ai écrit, le dernier livre, chaque livre que je vais écrire, je ne suis absolument pas sûr d'arriver au terme de cette écriture. Parce que justement, il n'y a pas en moi une essence, l'écrivain, qui, justement, passe d'un livre à l'autre parce que c'est son identité, sa fonction, sa vocation. Il y a à chaque fois le saut dans le vide. Alors aujourd'hui, j'essaye de faire un livre où ce sont des œuvres littéraires qui joueraient, si j'ose dire, le rôle dévolu dans mes livres précédents à des livres de philosophie. Je voudrais prendre entre 7 et 10 œuvres littéraires qui ont compté pour moi et, si j'ose dire, les commenter, c'est-à-dire les lire, renouer avec l'exercice disparu de la critique littéraire au sens noble, de l'essai littéraire, et en même temps commenter le monde en leur compagnie. J'ai déjà 2 textes écrits, l'un sur la plaisanterie de Milan Kundera, l'autre sur Tout passe de Vassili Grossman. Mais il me reste 5, 6 ou 7 chapitres à écrire, et comme chaque chapitre est en lui-même un nouveau livre, à chaque fois c'est le tout ou rien. Et je suis depuis quelques semaines torturé par la nécessité, le besoin, le désir que j'ai de consacrer un chapitre à un livre de Camus qui n'est qu'une ébauche, Le Premier Homme. Et je voudrais le faire au travers d'une relecture de La Querelle de Sartre et de Camus et une éventuelle comparaison entre cette esquisse, Le Premier Homme, retrouvé dans la sacoche de Camus le jour où il est mort, quand sa voiture a heurté un platane, et l'œuvre étincelante et achevée de Sartre, Les mots. Mais ce n'est qu'un projet et il n'y a aucune garantie dans le ciel ou en moi pour que ce projet voit le jour. Donc, voilà. Je vous ai dit ce qu'il en était, mais je ne peux pas vous assurer que ce sera mon prochain livre. J'aimerais que ce soit mon prochain livre. Alors, scusate. Allora, appunto, la domanda era quale sarebbe stato il prossimo libro. Ebbene, ho sempre dei problemi a parlare di queste cose. Non so come si comportino gli altri. Io però non mi sono mai vissuto come uno scrittore, considerandolo il mio mestiere. Come posso considerarmi un professore, oppure come posso dire che gestisco delle trasmissioni su France Culture, non posso dire che sono uno scrittore. Posso sicuramente parlarvi di quella che sarà la mia prossima trasmissione, di quella che è la mia idea della prossima trasmissione.
anche se ogni volta vivo nel panico, perché ogni volta è una vera sensazione di panico quando affronto una nuova trasmissione, però poi passa. Oppure, per esempio, come so di essere in grado di insegnare. I miei libri invece ogni volta sono una sfida e una sorpresa allo stesso tempo. Ogni libro che potrei scrivere, che scriverò, non sono mai in realtà certo di finirlo, perché in me non trovo l'essenza dello scrittore, quello che può passare da un libro al libro seguente, perché quella è la sua identità, quella è la sua funzione o quella è la sua vocazione. Ogni volta è un salto nel vuoto. Oggi quello che vorrei cercare di fare è di scrivere un libro dove commentare delle opere letterarie che dovrebbero assumere il ruolo che nei miei precedenti libri hanno avuto un ruolo, dovrebbero assumere un ruolo che è quello che viene dedicato a dei libri filosofici. Ebbene, vorrei lavorare su 7, 10, una decina opere letterarie e se posso usare questo termine, vorrei commentarle e cercare di ritrovare, di leggerle e cercare di ritrovare quella che era la vera critica letteraria, quella che era il saggio letterario, ritrovare questo esercizio per commentare il mondo in compagnia di queste opere letterarie. Vorrei anche utilizzare, per usare questo termine, la plaisanterie di Kundera e Tu passe di Grossman. Sono 6 o 7 capitoli che vorrei scrivere, ma ogni volta che affronto questo tipo di esercizio in realtà si tratta di tutto o niente, non so mai quello che accadrà. Devo confessare che da alcune settimane sono torturato dal profondo desiderio di dedicare un capitolo a quello che è un libro incompiuto di Camus, Il primo uomo, Le premier homme, e di analizzarlo contestualmente alla querelle che c'è stata con Sartre. Questo Premier Homme è un libro incompiuto che gli è stato trovato in tasca quando è morto andando a schiantarsi contro un platano. E vorrei appunto fare una sorta di confronto con quella che è l'opera scintillante e brillante che sono Les mots di Sartre. È un auspicio, non ve lo posso garantire. Quindi vi ho detto appunto, questa è la situazione allo stato attuale, è quello che vorrei fare, che penso di fare, però non posso in alcun modo garantirlo. Noi siamo sicuri che questo libro giungerà a conclusione e quindi che si farà, e quindi auspichiamo noi, diciamo 3 mesi dopo l'uscita in Francia, che possa uscire in Italia, e ci batteremo perché questo libro possa avere un risultato bellissimo anche in Italia. Poi auspichiamo un'altra cosa, auspichiamo che ci sia una vera e propria intervista fra noi e che possa avvenire durante un weekend, sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina. E questo sarebbe un altro libro. Okay. Allora io ringrazio molto Alain Finkielkraut per il bellissimo intervento, intelligentissimo in ciascuna cosa che enuncia, e quindi ci dà molto da ragionare da proseguire nell'elaborazione, e invito ciascuno di voi al ricevimento che in onore del nostro ospite abbiamo con una sorpresa per lui. Grazie.
Ah, naturalmente qualche firma al libro ci può essere, no? Quindi se voi acquistate il libro lì in fondo c'è il nostro dottore che può gentilmente venderlo, no? Prego.